Avanza il modello Marche, grazie alla cinghia di trasmissione che i parlamentari marchigiani hanno azionato fra governo nazionale a guida Giorgia Meloni e governo regionale di Francesco Acquaroli. Siamo all'approvazione definitiva di una legge di bilancio statale che stiamo chiudendo in tempi record. Di fronte a risorse limitate, il governo ha scelto alcune priorità e fra queste anche la fondamentale questione del Centro Italia e del suo sviluppo. E così mai viste tante risorse in così breve tempo per la nostra regione. Due grandi notizie solo nella giornata di ieri. La prima, lo sblocco della Fano-Grosseto che da incompiuta delle incompiute si candida ad essere un'opera chiave, l'arteria europea che collegherà i porti marchigiani con quelli del Tirreno e la penisola iberica. Stanziati 150 milioni di euro per l'avvio dei lavori per la prima canna della Galleria della Guinza e entro il 31 dicembre la consegna della progettazione della seconda canna. L'altra notizia. Stanziati fondi per la progettazione dei tratti a nord di Fabriano del sistema pedemontano intervallivo delle Marche, l'autostrada dei territori interni che incrocia le principali arterie longitudinali dalla Fano-Grosseto alla Salaria passando per la Quadrilatero. Basterebbero queste due notizie per iniziare il nuovo anno con ottimismo. Però ne aggiungiamo altre due. Approvata dal CIPES il progetto definitivo per l'intervalliva di Macerata, un'opera da 83,4 milioni di euro. Oltre alla consegna alla Regione del progetto stradale Fabriano-Cagli entro il 31 dicembre. Infine il sostegno ai territori colpiti dalla tremenda alluvione del 15 settembre scorso. Uno stanziamento di 200 milioni liquidato dallo Stato proprio in queste ore, grazie al decreto emanato dal Governo a soli 40 giorni dall'evento. E ora la filiera istituzionale dovrà attivarsi per mettere a terra queste risorse nel più breve tempo possibile, dando risposte concrete ai nostri cittadini. Ma sono previsti ulteriori 200 milioni dalla legge di bilancio che stiamo approvando proprio in queste ore. L'importo complessivo del sostegno a famiglie e imprese alluvionate salirà dunque a 400 milioni di euro. Le Marche stanno per uscire dal porto delle nebbie che l'immobilismo e la mancata visione di chi ci ha preceduto ha alimentato facendo scivolare purtroppo la nostra regione fra quelle in transizione, ossia fra quelle più arretrate d'Italia. Ma grazie a questi provvedimenti aiuteremo le Marche a tornare a correre. Avanti Marche!